Buongiorno, mi chiamo Maurizio Borale e sono responsabile eventi del Piemonte della Misericordia. Il Piemonte della Misericordia nasce esattamente nel 1602 ad opera di 7 giovani nobili napoletani di famiglie aristocratiche che decidono di aiutare la città di Napoli bisognosa sia di aiuto sia di assistenza che di beneficenza. L'opera di cui desidero parlare è esattamente l'opera di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, le 7 opere di misericordia che sono tratte ovviamente dal Vangelo di Matteo ed è un'opera che è stata commissionata nel 1607. Il dipinto raffigura con grande realismo le opere di misericordia corporali tratte dal Vangelo di Matteo e in alto è raffigurata la Madonna con il bambino sorrette entrambi da 2 angeli e rappresentano la parte superiore del dipinto. Mentre in basso ci sono figure di personaggi ovviamente allegorici che rappresentano la varia umanità dei personaggi e delle caratteristiche napoletane. Tra i vari personaggi che troviamo al di sotto della Madonna con il bambino c'è Sansone, c'è San Martino, San Giacomo e quest'opera rappresenta un punto importantissimo e d'inizio per molti pittori sia napoletani che non e rappresenta ovviamente quello che viene definito la nuova stagione seicentesca del naturalismo a Napoli. La scena sottostante ci descrive una serie di personaggi che rappresentano inevitabilmente le opere di misericordia corporali tratti dal Vangelo di Matteo. Iniziamo da Cimone e Pero, che rappresentano entrambi sia l'opera di misericordia di dar da mangiare agli affamati, ma anche di visitare i carcerati. Abbiamo poi un personaggio che, aiutato da un monatto, stanno portando via un corpo infermo, un corpo ovviamente di un uomo morto, che rappresenta seppellire i morti. Abbiamo poi al centro della scena San Martino, che rappresenta sia, così come accade per Cimone e Pero, rappresenta sia l'opera di misericordia di vestire gli ignudi, ma anche quella di visitare gli infermi. Dietro San Martino c'è San Giacomo di Compostela, che rappresenta l'opera di misericordia di ospitare i pellegrini. Ed infine abbiamo la figura di Sansone, che ci descrive l'opera di dar da bere agli assetati. Abbiamo quindi chiuso con l'opera di misericordia di dar da bere agli assetati, avendo iniziato con dar da mangiare agli affamati. Si è voluto scegliere questa opera, quella del Caravaggio, perché ci fa comprendere, ci sottolinea qual è la principale missione del Piemonte della Misericordia, ovvero l'assistenza alle fasce più deboli della nostra città.